problema è dato dal fatto che non ci sono tanto immagini quanto la necessità di fare vedere delle aree geografiche che sono qui in funzione di una carta della Francia ben precisa. Paolo, ti pregherei di cominciare per le azioni, loro ci sono. Elena, allora a voi, allora a questo punto io vi presento, dovrei presentarvi, ha già parlato sabato mattina, ma adesso affronterà un po' più dettagliatamente il discorso che ha iniziato, Alain Boudier, dell'Associazione Aeronautica e Astronautica Francese Sigma 3AF, il quale tra l'altro non è a voi nuovo, ma adesso diciamo ci affronterà con noi più in profondità tutta una serie di elementi che adesso ci illustrerà. A voi Alain Boudier, prego. Monsieur le Président Bibolotti, mon cher Roberto, c'est un honneur, comme d'habitude, de me retrouver parmi vous. Monsieur le Président, Roberto, comme c'est un plaisir de me retrouver ici avec vous aujourd'hui. Signore, signori, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer cet après-midi. Alors, mi dispiace prima di tutto, signori e signori, ma ho una terribilmente cattiva notizia da comunicare questo pomeriggio. Je ne vais pas vous faire rire. Non vi farò ridere. Permesso questo? Mon exposé, limité par le temps, je vais essayer de le faire aussi précis que concis et rapide. Allora, il mio intervento, purtroppo, potrebbe essere un po' più corto del solito, comunque cercherò, nonostante tutto, di essere più conciso e incisivo possibile. Nonostante cela, j'ai quand même à vous présenter une introduction. J'ai d'abord à vous présenter une introduction. Allora, prima di tutto cominciamo con un'introduzione. Ensuite, le papier le plus important qui sera la nouvelle chronologie. Dopodiché, nouvelle chronologie sur les événements sur la période 1940-1990 aux États-Unis. Dopo di questa introduzione abbiamo la presentazione del documento più interessante, che si tratta della cronologia degli avvenimenti negli Stati Uniti. 1940-1990. Nel periodo 40-1990. Et ensuite, un cas inédit en France, l'affaire du porte-avions Foch, le 7 janvier 1974, en Bretagne. C'est pour cela que j'ai apporté les cartes, de manière à ce que ce soit plus pratique et visuel pour vous. Et infine, termineremo con un caso inédito che riguarda la porte-aerei francese Foch, qui si verificò. 9 gennaio del 1974, in questa zona che vedete ripresa nell'immagine sullo schermo, che è praticamente la baie de Douarnenez. È la baia di Douarnenez, si chiama, nella Bretagna, questa zona qua. Ici d'aventure, il me reste encore du temps, j'aimerais vous présenter la comparaison qui est faite, intellectuellement parlant, entre le rapport Cometa e il rapporto Sigma. E spero che mi rimanga anche il tempo, perché avrei molto il piacere di presentarvi la comparazione a livello intellettuale, il paragone, diciamo, fra due progetti molto importanti francesi, il progetto Cometa e il progetto Sigma, cioè l'associazione della quale sono così il presidente. Introduction, préambule. Introduction, pardon. Début juin 2007. À l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la 3AF. Allora, all'inizio del giugno del 2007, al termine dell'Assemblea Generale della 3AF, cioè l'Associazione Aeronautica Astronautica Francese, il suo presidente Michel Chélet décide du principe de mettre sur pied une commission technique dédiée à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Decide in questa data, appunto il presidente che è Chélet, di mettere in piedi una commissione tecnica dedicata specificamente allo studio dei fenomeni aerei anomali. Je rappelle en passant que la 3AF è la société savante la più prestigiosa de France. Ora vorrei cogliere l'occasione, ma en passant, per ricordare che la 3AF, cioè l'Associazione Astronautica Aeronautica Francese, è la più prestigiosa di quelle che in Francia si chiamano Association Savante. Non c'è una traduzione praticamente
sarebbe letteralmente una società di saggi, praticamente non abbiamo la stessa cosa. Comunque di questa categoria la 3F è la più prestigiosa in Francia. Intellectuellement, c'est ce que le langage français qui a repris à l'étranger, la crème de la crème au niveau intellectuel. Come si suol dire, insomma, si può considerare la crema della crema a livello intellettuale. Ayant été nommé en tant que président de l'ATIP commission technique, essendo io stato nominato presidente di questa commissione tecnica, notre équipe rapidement constituée, la Dream Team, est en ordre de marche opérationnelle dès le début de l'année 2008. Quindi praticamente dopo essere stato nominato presidente di questa commissione tecnica abbiamo rapidamente predisposto questo che abbiamo chiamato Dream Team, con questa accezione inglese, e praticamente è andato a regime praticamente all'inizio dell'anno 2008. La decisione è stata presa a giugno del 2007 per la cronaca. Pour situer quelques-unes des personnalités de cette Dream Team, je vous signale, nous avons entre autres un ancien directeur du centre spatial guyanais à Kourou. Allora, fra le personalità che compongono questa commissione, abbiamo prima di tutto l'ex direttore del centro spaziale, del centro di ricerca spaziale di Kourou, nella Guyana francese. Un ancien plus connu exobiologiste européen. Uno dei più conosciuti esobiologi europei. Un astronauta français qui a volé trois fois sur la shuttle. Un astronauta francese che ha effettuato tre missioni sullo shuttle. L'ancien directeur des avions Falcon chez Dassault Aviation. L'ex direttore dello sviluppo degli aerei Falcon nell'ambito della Dassault Aeronautica. Un ancien pilote de chasse et ancien commandant de bord qui a 18 000 heures de vol. Un ex comandante di aerei da caccia e di aerei civili con 18.000 ore di volo a suo carico. Je vais le nommer parce qu'il est vraiment extraordinaire, que c'est le commandant Grelet qui a écrit 5 ouvrages sur le phénomène en question. E ci tengo a nominarlo perché si tratta di una persona veramente eccezionale che ha scritto ben 5 opere sulla. A proposito di questi fenomeni, è il comandante Jean-Gabriel Grelet. E son dernier ouvrage va sortir au mois de mai, dans 4 semaines, e là également ça va faire du bruit. E praticamente la sua ultima opera uscirà nel mese di maggio, quindi di qui a poche settimane, ed è qualcosa che farà veramente rumore. L'ancien directeur prospectif. La recherche prospective au sein du CNES, du Centre National d'Études Spatiales. Poi abbiamo un ex direttore della ricerca del CNES, ovvero sia quello che si può chiamare la NASA francese. E un des anciens chefs d'état-major de l'armée de l'air française. E uno dei ex capi di stato maggiore dell'aeronautica francese. Questi sono membri di questa commissione. Cette commission technique, la 22e du nom, sera rebaptisée peu après en tant que commission CIMA et est officiellement présentée à la presse le 1er octobre 2008 à l'Aéroclub de France devant une centaine de personnes et de nombreux attachés de défense. Quindi questa commissione che abbiamo detto, che in origine era stata chiamata Dream Team, è la 22esima commissione di questo organismo e sarebbe poi stata ribattezzata poco dopo, Commissione Sigma, ed è stata ufficialmente presentata alla stampa il 1 ottobre del 2008 all'Aeroclub di Francia, davanti di fronte a un centinaio abbondante di persone. Un rapport d'étape è presenté après 18 mois di fonctionnement devant 90 persone le 31 mai 2010, a côté de Ballard, qui est le siège de l'armée de l'air d'ailleurs, décrivant les axes de recherche ainsi que les travaux et contacts établis au niveau des institutions tant civiles que militaires françaises. Quindi un primo rapporto di sviluppo è stato presentato dopo 18 mesi di funzionamento di questa commissione, di fronte a 90 persone, il 31 maggio del 2010, alla Sagence. Qui a côté de Ballard, côté du quartier général de l'armée de l'air. Quindi in una locazione molto vicina alla. Al Comando Generale dell'Aeronautica e appunto questo rapporto presentava appunto gli assi principali secondo i quali si sarebbe svolta questa ricerca, nonché i lavori e i contatti stabiliti a livello delle varie istituzioni sia civili che militari francesi. Il 5 dicembre 2012, donc c'est tout récent,
Conformément à l'agenda fixé dès l'année 2008, le rapport final SIGMA est remis entre les mains du président de la 3AF. Ora, 5 dicembre 2012, conformemente a quanto stabilito dall'agenda fissata già nell'anno 2008, il rapporto finale dei lavori di questa commissione SIGMA è stata presentata al presidente, è stata, come si dice, consegnata al presidente della 3AF. Ce rapport confidentiel est tiré à 12 exemplaires seulement et fait actuellement l'objet d'un examen approfondi par de hautes personnalités de la 3AF. Da questo rapporto, attualmente riservato, è stato stampato solamente in 12 esemplari ed è attualmente oggetto di un esame approfondito da parte delle più alte personalità della 3AF. Ce rapport de 200 pages est scindé en deux parties. Questo rapporto, che consta di 200 pagine, diviso in due parti. Une de 60 pages, le texte. Una, la prima di 60 pagine, ovvero sia il testo vero e proprio. La seconde, les annexes, de 140 pages. La seconda invece, che sono gli annessi, che consta di 140 pagine. Aucune photo n'a été insérée dans le rapport. E nell'ambito del rapporto non è stata inserita alcuna foto. Non, sia nel rapporto che nell'annesso non ci sono delle foto. Je suis juste autorisé à vous donner la première page. Sono autorizzato solamente a farvi vedere la prima pagina. Une première page qui va peut-être émouvoir certaines générations dont je me targue d'être, c'est-à-dire une phrase de Neil Armstrong disparue au mois de septembre, malheureusement. E questa prima pagina forse va a toccare un po' come si dice, il cuore di alcuni che cominciano invece un po' una certa età, perché si tratta di una frase di Neil Armstrong, recentemente scomparso. Ma che dà già un po' la couleur, sinon la connotazione, la tendance del nostro rapporto. Ma che dà già un'idea molto chiara della tendenza, della connotazione di questo rapporto, ovvero sia. Personnellement, je n'ai jamais vu d'OVNI, mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. La frase è: personalmente io non ho mai visto un UFO, ma questo non vuol dire che non esistono. Oui, bien sûr. Ve lo faccio vedere un attimino sullo schermo grande. Approfittiamo che abbiamo questa telecamera. Finanziaria. Oui. Si je cite et je montre grâce à Paolo la phrase en question, c'était à l'occasion donc du 10e alunissage de l'anniversaire du 10e alunissage de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Collins. Ils avaient été invités dans une émission bien connue en France qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus, Les dossiers de l'écran. Praticamente questo frontespizio che avete visto è stato pubblicamente mostrato nel corso di una trasmissione francese che adesso oggi come oggi non c'è nemmeno più. Les dossiers de l'écran, les dossiers. Si chiama Les dossiers à l'écran, è come dire i documenti mostrati sullo schermo di un certo genere, ed è stata mostrata appunto nell'occorrenza dell'anniversario dell'allunaggio che vide Armstrong come primo uomo sulla Luna. E giusto avant la presentazione des invitations aux trois astronautes, le public était invité à poser des questions et me trouvant au centre de la France, là je vous dirai exactement tout à l'heure, j'avais pris mon téléphone et je ne devais pas être le seul à poser la question, j'avais posé la question et ils ont vu des UFOs et la réponse est venue d'une manière très jésuitique, si puisque nous sommes en plein. Oui, oui. Les présentations 79, en juillet 79. C'est l'écran. Voilà. Bon, maintenant au niveau des conclusions. Alors, à livello delle conclusioni, figurent 6 réflexions. Vi sono queste conclusioni constano di
sei, chiamiamoli, punti di riflessione. Et le chapitre recommandations. Et il capitolo invece delle raccomandazioni. En recense 12. Ne conta 12. Et c'est tout ce que je puis me permettre de vous dire aujourd'hui, puisque actuellement, compte tenu de, des informations trop sensibles contenues dans le dossier, dans le rapport, il n'a pas encore été envisagé de le rendre public. Mais. Questo per il momento è purtroppo solamente tutto quello che posso, che mi è stato consentito di rivelarvi, perché naturalmente il progetto, il rapporto è ancora allo studio e quindi ha una natura riservata. Mais, compte tenu della politica di trasparenza fidèle all'esprit della 3AF, allora, conformemente alla politica di trasparenza che ispira normalmente sempre e continuamente la 3AF, in maniera generale, il existe des probabilités d'envisager la tenue d'une conférence sur ce rapport, peut-être au mois de mai ou au mois de juin, mais je vous garantis pas. Allora, conformemente a questo, vi posso annunciare che vi è una possibilità teorica che si possa tenere una conferenza nel mese di maggio o giugno, oui. Però al momento non si può dire di più, non si può essere sicuri di altro. L'exposé de ce jour, qui va suivre, portera sur la chronologie donc des événements survenus aux USA sur la période 1940-1990. Allora adesso invece quello che andremo a vedere adesso si tratta di una cronologia di avvenimenti che copre il periodo dal 1940 al 1990, soprattutto 90, questo negli Stati Uniti. Certes, un peu différente de l'histoire officielle. Certo, naturalmente un po' differente dalla storia ufficiale. Cette présentation modeste. Questa modesta presentazione. No, cette présentation tirée, pardon. Modeste partie du rapport final. Pardon. Allora, questa presentazione, che è una modesta, una piccola parte di quella che sarà il rapporto finale, Rivelerà des informations inédites sous réserve de la conformation de plusieurs documents. Rivelerà delle informazioni attualmente inedite, naturalmente sotto riserva di conferma per numerosi documenti. Nous arrivons donc au dur, dans le dur. Cominciamo ad andare nella parte interessante. C'était déjà intéressant au départ. C'est encore plus. Préambule. Les études menées par la commission Sigma se fondent sur des éléments récents, sortis depuis peu, sur la toile, nombreux et d'origine diverse. Allora, gli studi che sono portati avanti da questa commissione Sigma si fondano su degli elementi recenti, usciti d'origine diverse. Elementi che sono usciti, sono stati pubblicati recentemente su internet, che sono numerosi come numero e di origini, hanno origini di più svariate. La parte qui suit privilégie les documents historiques ayant trait aux problèmes étudiés et nombre d'entre eux proviennent des forces armées du renseignement états-unien. Allora, la parte che segue privilegia appunto i documenti di tipo storico che hanno a che fare con il problema oggetto di studio e un buon numero di essi proviene dalle forze armate e dal servizio di informazione statunitensi. La loi del 1974, The Freedom of Information Act and Privacy Act, FOIPA, sorti sous la présidence de Gerald Ford en 1975, on facilite grandement l'accès pour les historiens et les chercheurs spécialisés. Et la legge cosiddetta che noi conosciamo come FOIA, cioè la legge sulla libertà di informazione negli Stati Uniti, ha facilitato moltissimo l'accesso agli storici, l'accesso ai documenti, appunto, sia storici che ricercatori specializzati. Aussi, dans un premier temps, la commission technique Sigma utilisait les sources suivantes. Così, in un primo tempo, in un primo momento, la commissione tecnica Sigma ha utilizzato le seguenti fonti. Historia of the Department of Defense, 1944-1978, pubblicazione ufficiale. Una pubblicazione ufficiale che è la storia del Dipartimento della Difesa, ovvero sia del Ministero degli Stati della Difesa degli Stati Uniti, dal 1944 al 1978. La CIA under Harry Truman, pubblicazione della CIA. Un'altra pubblicazione che è una pubblicazione edita dalla CIA, dal nome la CIA sotto la presidenza Truman.
Les annexes de la pubblicazione del rapporto Condon, dicembre 1968. Gli annessi allegati al rapporto, al famoso rapporto Condon del dicembre del 1968. Surtout la conclusione del rapporto Condon che contraddice completamente il testo del rapporto introdotto. E in particolar modo le conclusioni del rapporto Condon, che forse ricorderete, che sono in completo disaccordo con quanto contenuto nel testo del rapporto stesso. Un ensemble de documents déclassifiés d'environ 1600 pages envoyés par le département de la justice en vertu du FOIPA, PA. Quindi un insieme di molti documenti declassificati, circa 1600 pagine, che sono stati inviati dal Ministero della Giustizia in virtù di questa legge sulla libertà di informazione negli Stati Uniti. L'ouvrage de Jean-Gabriel Grélet, intitulé Documents interdits, la fin d'un secret, aux éditions d'Herbie Poche en janvier 2012. E l'opera di questo Jean-Gabriel Grélet, che abbiamo citato prima, che si chiama Documenti inediti, fino alla fine di un segreto, delle edizioni di Edith Posch in francese, nel gennaio 2012. Questa è la risposta. Come vous le savez, toute étude technique ou scientifique se fonde sur les éléments observables. Come sapete bene, qualsiasi studio di tipo tecnico-scientifico si basa su degli elementi osservabili. Dans le problème que Sigma étudie depuis plus de 5 ans, les éléments observés sont en première approche aléatoires et les témoins non préparés d'une manière générale à ce qu'ils voient. Ora, in tutti nei problemi che la commissione Sigma studia da più di 5 anni, gli elementi osservati sono prima di tutto aleatori, hanno un carattere aleatorio e i testimoni non sono preparati in modo generale a ciò che hanno osservato. Cette situation est très différente quand l'observateur est un opérateur radar, un pilote de chasse entraîné ou un gardien de site sensible. Ora, però, questa situazione è diversa, molto diversa, quando si tratta di un osservatore come il quale può essere un operatore radar, un pilota da caccia molto ben addestrato o un custode di un sito sensibile. Les témoignages de ces derniers restitueront des données infiniment supérieures aux précédentes. Naturalmente, le testimonianze di questi soggetti consentiranno di fornire degli elementi informativi enormemente superiori ai precedenti. La situazione iniziale. Inizialmente, il problema posto par d'apparentes intrusioni d'engin volant inconnu concernait les militaires, più précisément ceux de la défense aérienne, ainsi que les états-majors chargés de proteggere les territoires nationaux ou de mener des interceptions aériennes necessaires. Allora, inizialmente, il problema posto da quelle che sembrano delle apparenti intrusioni di oggetti volanti sconosciuti, occupava prima di tutto i militari, in particolar modo proprio coloro con la specifica responsabilità della difesa aerea, nonché gli stati maggiori incaricati di proteggere il territorio nazionale o di portare a compimento delle missioni di intercettazioni aeree. La genèse des événements pourrait se présenter de la manière suivante. Allora, la genesi degli avvenimenti, abbiamo visto questa carrellata storica, si può presentare in questo modo. En février 1942, des taches lumineuses étendues prises pour des avions apparaissent au-dessus de la ville de Los Angeles deux mois après l'attaque ignominieuse de Pearl Harbor. Abbiamo il febbraio del 1942, dove delle macchie luminose numerose si ritenute degli aerei apparirono al di sopra della città di Los Angeles due mesi dopo l'attacco ignominioso di cosiddetto di Pearl Harbor. La DCA tira più di 1400 obus antiaerei contro gli intrus e cela senza risultato apparente. L'artiglieria contraerea in questo caso sparò più di 1400 colpi antiaerei appunto contro questi intrusi ma senza alcun risultato apparente. Fin 43 e 44, des boules lumineuses d'un ordre de grandeur métrique approchent régulièrement des formations de forteresse volantes allant bombarder l'Allemagne. Fine del 1943 e del 1944 abbiamo delle bolle luminose di un ordine di grandezza intorno al metro che si avvicinano regolarmente a delle formazioni di fortezze volanti in missione di bombardamento sulla Germania. Ces boules provoquent régulièrement des problèmes d'allumage et des dysfonctionnements des moteurs. Queste bolle, questi oggetti rotondi provocano dei problemi all'accensione, ai motori e comunque dei malfunzionamenti ai motori stessi degli aerei.
Surnommé Foo Fighter par les pilotes alliés, ces manifestations ont été étudiées par le général Doolittle. Sono state queste manifestazioni sono state nominate Foo Fighter, praticamente dai piloti alleati, e sono stati in qualche modo studiati dal generale Doolittle. En août 1945, immédiatement après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, des disques volants sont observés en Extrême-Orient, puis au-dessus des USA. Poi abbiamo nell'agosto del 1945, subito dopo la distruzione di Hiroshima e di Nagasaki, ci sono stati dei dischi volanti che sono stati osservati in Estremo Oriente, dopodiché al di sopra degli Stati Uniti. Curiosamente appelé ballon japonais, ils se déplacent à une vitesse considérable. E curiosamente, chiamati col nome curioso di palloni giapponesi, si spostavano a delle velocità notevoli. Juillet 1946, au moment où des unités de la flotte américaine venant de participer sur l'atoll de Bikini à l'opération Crossroad entrent dans les eaux scandinaves pour une visite protocolaire. Allora, luglio del 1946, quando delle unità della flotta americana che avevano appena partecipato nella torre di Bikini all'operazione Crossroad, quando fate esplodere uno dei primi ordini, praticamente quando questi vascelli entrarono nelle acque scandinave per una visita protocolare, des engins aériens inconnus commencent à sillonner la région. Degli oggetti aerei sconosciuti cominciano ad esplorare la regione. Tous les détails de ces survols se trouvent dans un document de l'US Navy reprenant les rapports des attachés de défense français sur cette zone septentrionale de l'Europe. E tutti i rapporti e tutti i dettagli di questi sorvoli si trovano in un documento della Marina americana che si rifà a sua volta ai rapporti dell'addetto militare francese in questa zona della Nord Europa. Pour la petite histoire, les rapports en question, on a retrouvé le rapport américain du capitaine de vaisseau Dylan Cutter. Ora, come curiosità, è stato ritrovato il rapporto originale dell'ammiraglio Dylan Cutter. E qui s'était inspiré de des versions françaises, mais ils n'ont pas pu retrouver au château de Vincennes, aux archives nationales historiques, la note des attachés militaires français. Quindi è stato possibile ritrovare questo rapporto dell'ammiraglio statunitense Dylan Cutter, ma non è stato possibile ritrovare negli archivi di Stato francesi il rapporto originale della guerra militare francese. La vitesse de certains de ces engins excède largement la vitesse de Mach 2 déjà à cette époque. Già a quell'epoca la velocità di questi oggetti era molto maggiore di due volte la velocità del suono. La situation est alors étudiée par le général Doolittle, che j'avais signé un peu plus précédemment, avec ses homologues suédois. Questa situazione viene allora studiata dal generale Doolittle che abbiamo citato e i suoi colleghi della Svezia. L'été 1947, de nombreux engins aériens de forme de disque sont observés au-dessus du territoire des États-Unis. Allora, siamo nell'estate del 1947 quando ci sono stati numerosi oggetti a forma di disco che sono osservati al di sopra dei territori, sorvolare i territori degli Stati Uniti. Au début du mois de juillet, l'armée Air Force annonce avoir récupéré l'un de ses aéronefs au Nouveau-Mexique, puis il revient le soir même sur ses propres déclarations. Et comme sappiamo, penso molti, all'inizio del mese di luglio del 47, l'esercito degli Stati Uniti annuncia di aver recuperato una di queste aeronavi nel Nuovo Messico per poi ritornare e mangiarsi queste affermazioni. Alors, là, le 23 septembre 1947. Tout à fait passionnant. L'Air Material Command publie sous la signature du général Nathan Twining une synthèse où la réalité des disques volants est clairement affirmée. Le 23 septembre 1947, l'Air Material Command, qui era nell'ambito dell'esercito, la branca che si occupava delle questioni aeronautiche, perché non c'era ancora in quel momento l'aeronautica, allora questo Air Material Command pubblica, a firma del generale Nathan Twining, una sintesi, un documento di sintesi, dove si afferma in modo molto chiaro la realtà dei dischi volanti. Ce texte donne des précisions sur leur performance et réclame toute l'aide possible des départements techniques et scientifiques de l'administration, y compris de l'Atomic Energy Commission, pour leur étude. Questo testo praticamente fornisce dei dati precisi sulle loro prestazioni di volo e richiede tutto l'aiuto possibile ai vari dipartimenti tecnici e scientifici dell'amministrazione statunitense, compresa anche la Commissione per l'Energia Atomica. E là, je sors de mon texte e je reviens
l'excellente interview du général, je crois, du colonel ou général Douglas, là, ce matin, qui disait, quand il le disait, je rigolais en pensant à mon texte. Allora, adesso vorrei un attimo fermarmi un attimo e fare comunque un collegamento con quello che è stato l'intervento di questa mattina, l'ultimo intervento di questa mattina del generale. Jerry Douglas, il quale appunto citava proprio questa cosa qua che abbiamo appena visto a proposito di questo documento del 23 settembre 47, che per la cronaca ho tradotto anche in italiano, quindi lo trovate sul mio sito. Parce que, en 1947, tout le monde était d'accord pour qu'ils existent, et en 1950, avec le projet Singh et Rudge, c'était l'inverse. Donc, ça, c'est... Perché appunto come deux approches sont absolument synchrones. Appunto, perché è una cosa assurda se si pensa, appunto, come aveva detto Douglas questa mattina, nel 47 erano tutti d'accordo sul fatto che esistevano i dischi volanti, che si trattava di un fenomeno reale concreto, e nel 50 invece si era totalmente capovolta la situazione. E non si è pas concerté puisque nous ne connaissions pas. E noi non abbiamo problemi perché non si capisce niente. En septembre 47 également, la refonte complète du département de la Défense et du renseignement donne son autonomie à l'Air Force et crée un organisme centralisateur du renseignement, la CIA, la Central Intelligence Agency. Ora, nel 47, allo stesso modo, è stato molto importante perché si è avuto la riforma completa del Ministero della Difesa degli Stati Uniti e fu creata a seguito, fra le altre cose, di questa riforma la Air Force, cioè l'aeronautica come arma a sé stante, come dicevo prima, e oltre questo è stato creato una agenzia centrale per la informazione, ossia, se preferite, lo spionaggio, che è stata conosciuta con il nome di CIA, Central Intelligence Agency. Point 2, les suites connues. Allora, punto 2, i seguiti conosciuti. Loin de constituer des anomalies passagères, les observations. Loin de constituer des anomalies passagères, les observations des disques volants vont continuer de plus belle. Ora, naturalmente, invece che essere delle anomalie passeggere, come qualcuno forse sperava, le osservazioni di dischi volanti continuano alla grande. Les civils, témoins ou les personnes bien renseignées par les journaux locaux vont devenir des acteurs très gênants et incontournables par l'exécutif et les militaires, que l'exécutif pardon, et les militaires aimeraient bien occulter. I civili, testimoni, ci vogliono testimoni civili o quei testimoni ben informati dai giornali locali, per esempio, diventano in questa fase degli attori molto scomodi e indesiderabili che l'esecutivo e i militari avrebbero molto amerebbero molto poter in qualche modo occultare e cancellare. Cependant, une autre priorité inquiétante se manifeste. E a parte questo si manifesta un'altra particolarità piuttosto inquietante. En 48-49, en l'espace de quelques mois, tous les sites ultra secret où les bombes atomiques sont conçues, fabriquées et stockées sont survolées souvent plusieurs fois pendant la même nuit par des phénomènes inconnus ressemblant à des météorites de couleur verte mais ne le sont pas. Ora, quello che succede nel 48-49, dove abbiamo detto che si manifesta una particolarità inquietante, è che nello spazio di solo qualche mese tutti i siti ultra segreti dove vengono conservati armamenti atomici oppure solo dove vengono fabbricati o anche appunto conservati vengono sorvolati molte volte, anche nel corso della stessa notte, da dei fenomeni sconosciuti che hanno un po' l'aspetto di meteoriti di colore verde, ma che non sono comunque meteoriti. Un specialista, il dottor Lincoln Lapaz, che certains connaissent, è chargé par l'Office of Special Intelligence di diriger un'enquête. Allora, a seguito di questi eventi, uno specialista, che è il dottor Lincoln Lapaz, viene incaricato dall'ufficio della... chargé de l'Office of Special Intelligence, le bureau du renseignement spécial. Questo dottore, con la panza, viene incaricato. L'OSI. Viene incaricato dall'ufficio di intelligence speciale dell'aeronautica di dirigere una specifica inchiesta. Nous disposons d'une copie de ce rapport d'une trentaine de pages dans un dossier annexe consultable. Ora, noi disponiamo oggi di una copia di questo rapporto che consta di una trentina di pagine che si trova in uno dei
quindi allegati a quello che sarà il rapporto. De nombreuses notes du FBI confirment la situation et relatent la forte inquiétude des responsables. Oltre a questo ci sono numerose note dell'FBI che confermano la situazione e riferiscono della forte inquietudine dei responsabili. Bon, je passe rapidement sur 1950, la guerre de Corée, etc. 19 juillet 1952. Allora, passiamo rapidamente sugli avvenimenti del 50 con la guerra di Corea, eccetera, e fermiamoci un attimo al 19 luglio del 1952. Washington e il Pentagon sono survolati da dei engins aerei inconnus, suivi da due radar distinti e osservati depuis due tours di controllo. In questo giorno, Washington e il Pentagono vengono sorvolati da degli oggetti aerei sconosciuti, seguiti da due distinte stazioni radar e osservate da, otticamente da due diverse torri di controllo. Les chasseurs chargés de protéger la capitale décollent avec retard et réalisent un contact radar fugitif avec les intrus. Gli aerei da caccia, che erano incaricati di proteggere la capitale, decollano con un certo ritardo, ma non riescono altro che a realizzare un fugace contatto radar con questi intrusi. Ces derniers réalisent alors des performances impossibles avec arrêt sur place, accélération énorme, virage en épingle à cheveux, faisant même douter de leur réalité en dépit de leur détection au radar. Allora, questi oggetti sconosciuti realizzano allora, cominciano a manifestare delle prestazioni assolutamente impossibili con delle fermi, come si dice, arrestandosi e rimanendo immobili sul posto, oppure con delle accelerazioni enormi e delle virate ad angolo acuto, facendo talmente impossibile come prestazioni che facevano addirittura dubitare della loro stessa realtà fisica, malgrado fossero apparsi sui radar. Le pubblico è allora avverti in diretta dalla radio, soprattutto nel territorio nazionale. Allora il pubblico è stato allora avvertito tramite la radio su tutto quanto il territorio nazionale. Le lendemain, un dimanche, tous les journaux en parlent. E il giorno dopo, che era una domenica, tutti i giornali ne parlavano. Le samedi suivant, à la même heure, les mêmes événements se reproduisent. Et vous voyez qu'appunto il sabato dopo, questo era successo di domenica, il sabato dopo, alla stessa ora, si sono ripetuti gli stessi esatti avvenimenti. Je fais une pause rapide en indiquant que le commandant Grédé, qui a écrit les ouvrages que je vous ai mentionnés, a vécu lui-même en tant que membre du Cadet Club, il était à l'époque, en formation sur l'aviation américaine pour renforcer les forces otaniennes à l'époque de la guerre froide entre l'URSS et Allora faccio un attimo un inciso per ricordare che il comandante Grédé, che avevo citato prima, all'epoca si trovava in addestramento degli Stati Uniti nel corso di un rapporto appunto di addestramento per cercare di formare si tratta di momenti anni della guerra fredda, e c'era questa necessità di formare appunto dei corpi di piloti che avevano addestrati. Les citoyens américains sont désormais alertés. Le traitement confidentiel du dossier est désormais rendu impossible. Ora, il trattamento confidenziale di questa questione è ormai impossibile perché i cittadini americani sono comunque già stati attaccati. Dans les différentes armées du pays, les échelons subalternes découvrent la gravité du problème et des règlements détaillés sont précisés. Les procédures à suivre dans le cas d'une observation. Nelle varie forze armate del paese, i vari livelli di comando subalterni scoprono man mano la gravità di questo problema e vengono pubblicati regolamenti dettagliati che hanno lo scopo specifico di definire procedure da seguire nel caso di una osservazione. En août 1953, la première version de l'Air Force Regulation 200-2 è pubblicata. Nell'agosto del 1953 viene pubblicata la prima versione il regolamento dell'Air Force che reca il numero 200-2, che per la cronaca ho tradotto anche questo in italiano, lo potete trovare sul mio sito. E dà una definizione precisa di UFO, UFOB. E in questo documento viene data una definizione precisa dei oggetti volanti non identificati che vengono per i quali viene utilizzata la sigla UFOB con la P finale. Ce sont des engins de forme et de performance non conventionnels.
Si tratta di oggetti volanti di forma e di prestazioni non convenzionali. Ce ne sont pas des phénomènes aérospatiaux et tous les objets naturels sont exclus de cette définition. Non si tratta di fenomeni aerospaziali naturali e tutti comunque gli altri oggetti naturali vengono esclusi da questa definizione degli UFO. Peu après, une réglementation applicable aux commandants de port civil et aux capitaines de marine marchande est promulguée, JANAP 146. Dopo questa, che era un regolamento interno della Air Force, viene varata un regolamento che si applicava e che era valido per i comandanti degli aerei e delle navi mercantili. Era quello che è stato conosciuto col codice JANAP, J-A-N-A-P 146. Les observations d'OVNI, mais aussi d'aéronefs et de sous-marins non conventionnels sont considérées comme vitales. Vital. Ora, in questo documento, le osservazioni di oggetti volanti non identificati, ma anche di aeronavi e di sottomarini non convenzionali, vengono considerati come vitali, aventi carattere di osservazioni vitali per la sicurezza degli Stati Uniti e del Canada. Un réseau mondial de collecte est alors mis en place et décrit dans le texte afférent. Quindi praticamente viene messo in opera una rete mondiale di rilevazione di questi dati, raccolta dei dati che viene descritta poi nei testi allegati. Trois conséquences. Allora siamo al punto 3, le conseguenze. L'approche du sujet est fondée sur des documents officiels disponibles aux États-Unis impose certaines conclusions pouvant se résumer simplement. Allora, l'approccio, insomma, nei confronti di tali questioni, basato su questi documenti ufficiali che sono disponibili negli Stati Uniti, impone praticamente alcune conclusioni di fatto che si possono riassumere semplicemente come segue. La presenza occasionale d'engins inconnus dans les espaces aériens est amplement démontrée. La presenza occasionale di oggetti sconosciuti negli spazi aerei, plurale, è ampiamente dimostrata. Ils étaient en effet détectables au radar. In effetti risultano visibili sui radar. Leur matérialité est un peu plus difficile à établir en l'absence d'éléments concrets. La loro materialità è un fatto un po' più difficile da stabilire in assenza di elementi concreti. Toutefois, les conclusions formulées des services mentionnés dans la synthèse du 23 septembre 1947. Tuttavia, le conclusioni che sono formulate dal servizio che abbiamo visto prima nel documento del generale Twining del 27 settembre 1947 suggeriscono chiaramente che. Que l'AMC, l'Air Material Command, avait utilisé pour son étude un ou plusieurs engins récupérés ou bien des morceaux d'épave. Je crois que c'est assez important. Ora, questo è importante perché sembra. Queste conclusioni suggeriscono che per aver nella formulazione di questo documento del Air Material Command che abbiamo visto prima siano stati utilizzati uno o più oggetti che sono stati recuperati oppure qualche pezzo che è stato recuperato da degli crash, da degli schianti. Les performances de ces engins sont mesurables et confirment que leur technologie n'a pas d'équivalent sur notre planète. Allora, le prestazioni di questi oggetti comunque sono misurabili, anche se comunque confermano, queste misurazioni confermano, che la loro tecnologia non ha equivalenti sul nostro pianeta. Esempio, vitesse mesurée radar, supérieure a 2300 km en 1946 en Scandinavia. Un esempio, 1946 Scandinavia, velocità misurata radar maggiore di 2300 km all'ora. Vitesse de plus de 5000 km/h environ à moins de 12000 mètres d'altitude en 1966 et à moins de 10000 mètres en 1984 mesurée par plusieurs équipages d'Air France. Diversi equipaggi della Air France hanno misurato delle velocità superiori a 5000 km all'ora a un'altitudine di 12000 metri che si sono verificati nel 66, mentre invece nel 1984 sono state misurate velocità di più di 10.000 km, Okay. Nel 1984 appunto sono stati misurati simili valori a circa una quota di circa 10.000 metri, sempre da equipaggi dell'Air France. Accelerazione longitudinale environ 10G
évalué en Belgique en 1989 et 90, rapporté par le général De Brouwer, commandant de la Royal Air Force belge. Mentre invece il generale De Brouwer, comandante della forza dell'aeronautica belga, riportava delle accelerazioni longitudinali di circa 10 g, cioè 10 volte la forza di gravità, nel 1989 in Belgio. Vol stationnaire, sans projection vers le bas, d'une quelque masse réactive. Voli stazionari, senza proiezione verso il basso di qualsiasi tipo di massa reattiva, cioè praticamente senza movimento d'aria. Point de rebroussement en certaines circonstances, ça c'était exceptionnel. L'objet revient sur lui-même. Quindi in certe circostanze movimenti, come posso dire, di un oggetto che arriva, si ferma e poi ritorna indietro per la stessa traiettoria. Trajectoire erratique, observée visuellement et confirmée au radar. Traiettorie di tipo erratico, cioè non regolari, ma osservate visivamente e allo stesso tempo confermate sul radar. L'ipotesi di un'origine non terrestre des engins observés dans le rapport Cometa, en juillet 1999, nous apparaissait déjà, voici deux ans, comme tout à fait raisonnable, sinon inéluctable. Ora, l'ipotesi che è stata avanzata di un'origine non terrestre di questi oggetti osservati, ipotesi che è stata avanzata nel rapporto Cometa che vi sta mostrando, in cui vi sta mostrando una edizione originale del 99, ci ha già avvicinato già da due anni a questa ipotesi come un'ipotesi totalmente ragionevole, se non proprio ineluttabile, cioè quella dell'ipotesi extraterrestre. Je fais une parenthèse rapide. Ce rapport Cometa a été largement mésestimé en France. Ora, questo rapporto Cometa, faccio un piccolo inciso, è stato ampiamente sottostimato in Francia. Nul n'est un prophète dans son pays. E come si suol dire, perché nessuno è un profeta in patria. Mais ce que je peux vous dire, c'est lorsque nous avons été reçus aux États-Unis en avril 2009 à Washington par l'équipe d'Obama, nous n'avons reçu que des félicitations sur ce rapport. Negli Stati Uniti, quando ci siamo recati nel 2009 a Washington, non abbiamo ricevuto delle grandi complimenti a proposito di questo rapporto. Certains éléments techniques constatés sont incompatibles avec notre connaissance actuelle de la physique. Ora, certi elementi di tipo tecnico fra virgolette, sembrano comunque incompatibili con le nostre conoscenze attuali della fisica. Il s'appuie sur, en toute vraisemblance sur une science qui nous est pour l'instant totalement inconnue. Che sono basati, in maniera molto verosimile, su una scienza che al momento ci è totalmente sconosciuta. Si cela était le cas, toute tentative pour faire entrer les éléments observés dans le cadre inadéquat de nos présentes connaissances bloquerait davantage notre compréhension. Ora, se fosse veramente così come abbiamo detto, qualsiasi tentativo per fare in modo di far rientrare questi elementi osservati nel quadro delle nostre conoscenze inadeguate ci porrebbe davanti, cioè un blocco, un vero e proprio blocco della nostra, ci bloccherebbe la comprensione reale di questi fenomeni. Point 4, de nouveaux éléments. Punto 4, i nuovi elementi. Ces nouveaux éléments documentaires originaux. Questi nuovi elementi documentari se sono autentici modifiquent quelque peu ce que nous avons tenté de reconstituer, avranno l'effetto di modificare in una certa misura quello che abbiamo cercato di ricostruire. Ils situent en particulier les premières récupérations d'engins exotiques en 1941 et 1942. Consistono particolarmente per quanto riguarda le prime operazioni di recupero di oggetti, fra virgolette, esotici avvenute nel 1941 e 1942. La première sono intervenue au large de San Diego en Californie. La prima del 41 si sarebbe verificata a largo di San Diego in California. A une date non précisée, un engin lenticulaire inconnu aurait été récupéré en mer par une unité de l'US Navy puis stocké sans plus. A una data non precisata ci sarebbe stato un oggetto di forma lenticolare, un oggetto sconosciuto, che sarebbe stato recuperato in mare da unità della Marina americana, dopodiché messo da parte e non si sa.
La seconde épave aurait été prise en charge dans les montagnes de San Bernardino, à l'est de Los Angeles, par un commando de l'armée dans la nuit du 25 février 1942, mais rien ne le précise formellement à notre connaissance. Ora, la seconda, secondo oggetto avrebbe dovuto essere, sembra che sia stato recuperato nelle montagne dietro San Bernardino, a est di Los Angeles, da un comando dell'esercito, nella notte del 25 febbraio del 42, stiamo parlando del 42, ma non abbiamo nulla di più preciso ufficialmente a nostra conoscenza. Un memorandum del presidente Franklin Delano Roosevelt, du 27 febbraio 1942, adressé au général Marshall, mentionne cette récupération et signale que le docteur Vannevar Bush et le général Donovan sont les deux seules personnes habilitées à partager ce secret. Allora abbiamo una lettera del presidente Roosevelt del 27 febbraio del 42 indirizzata al generale Marshall che menziona questo recupero e indica che il dottor Vannevar Bush, quello che forse avrete sentito dire dell'MJ-12, assieme al generale Donovan sono le due sole persone abilitate a conoscere questo segreto. Le général Marshall, dans la réponse adressée au président des États-Unis, précise quelques informations nouvelles. Et nella risposta del generale Marshall, risposta che è stata formulata al presidente degli Stati Uniti, precisa alcune informazioni di tipo nuovo. L'avion récupéré au large de la côte californienne était tellement différent qu'il ne permettait aucune explication conventionnelle. Allora, l'aereo che è stato recuperato, punto primo, l'aereo recuperato al largo della costa californiana era talmente differente che, aperte virgolette, non consentiva alcuna spiegazione di tipo convenzionale. Chiuse virgolette. Le quartier général avait conclu que ces mystérieux engins aéronefs n'étaient pas d'origine terrestre. Et selon des sources secrètes du renseignement, serait selon toute probabilité d'origine interplanétaire. Il quartiere generale aveva concluso che queste misteriose aeronavi non erano di origine terrestre e secondo delle fonti di informazione dei servizi segreti sarebbero di tutta probabilità navi di origine interplanetaria. Le général Marshall, George, avait donné l'ordre de créer une unité spéciale de renseignement afin d'enquêter sur ces phénomènes. Il général Marshall, allora, a dato l'ordine di creare una unità speciale di raccolta di informazioni a questo proposito, proprio allo scopo di effettuare un'inchiesta su questi fenomeni. Un en-tête sur le papier ajoute sur le document, sans l'indiquer que cette unité spéciale était intitulée Interplanetary Phenomena Unit. Ora, su questo documento c'è un'aggiunta a mano che sembrerebbe indicare che questa speciale unità sia stata chiamata Unità per i fenomeni interplanetari. Il non sarà questione un po' più loin. Lo vediamo un pochino dopo. Ora saltiamo rapidamente. Point 5, le récupérations de juillet 47. Allora, adesso andiamo al punto 5, ovvero sia il recupero che è avvenuto nel luglio del 47. Le récupérations d'engins étranges au Nouveau-Mexique restaient jusqu'à ce jour ipotetiche. Ora, il recupero di oggetti schiantati, diciamo oggetti strani nel Nuovo Messico, rimangono ancora oggi comunque con un carattere ipotetico. Elles se fondaient en grande partie sur des témoignages individuels. E si fondano in gran parte sono basate in gran parte su delle testimonianze individuali. Dans les nouveaux documents étudiés par Sigma, elles font l'objet de 4 rapports distincts. Ora, nei nuovi documenti studiati dalla Commissione Sigma, essi sono oggetto di 4 differenti rapporti. L'un d'entre eux, par le général Nathan Twining. Uno di questi, che è stato effettuato dal generale Nathan Twining, est précédé par des ordres de mission signés de chef d'état-major, Dwight Eisenhower et de Harry Truman. Uno di questi qua praticamente è preceduto da dei ordini di missione, ordini operativi, a firma del capo di Stato Maggiore, l'allora generale Dwight Eisenhower e di Harry Truman, che era presidente. Ces textes semblant officiels, sont actuellement analysés par des spécialistes de Sigma afin de déceler, le cas échéant, des anomalies susceptibles de mettre en doute leur crédibilité.
Allora, questi testi, che hanno un aspetto del tutto ufficiale, aspetto, sono comunque, si trovano attualmente sotto analisi dagli specialisti della Commissione Sigma, e allo scopo di effettivamente verificare se vi siano o meno delle anomalie suscettibili da mettere in dubbio la loro credibilità. Dans l'optique de l'authenticité de ces documents, les trois premiers documents tentent de décrire des aérodynes de forme lenticulaire dont les noms de code sont ULAT 1 et 2, acronyme signifiant probablement Unidentified Lenticular Aerodyne Technology. Ora, nell'ottica di cercare di stabilire l'autenticità di questi documenti, i primi tre cercano di descrivere delle aerodine, ovvero sia delle diciamo, aeronavi di forma lenticolare, i cui nomi in codice, i nomi sono attribuiti nomi in codice di ULAT 1 e 2, un acronimo che sembrerebbe probabilmente significare tecnologia per la costruzione di aerodine non identificate di forma lenticolare. Le premier se serait écrasé à 75 miles au nord-ouest de Roswell et le second aurait été retrouvé près de Trinity Site et d'Oscura Peak au sud de Los Alamos. Allora, il primo di questi si sarebbe schiantato a suolo a circa 75 miglia a nord-ovest di Roswell, il caso forse più famoso, mentre il secondo sarebbe stato ritrovato in prossimità del Trinity Site e di un altro luogo che si chiama Oscura Peak a sud di Los Alamos. Des corps humanoïdes auraient, semble-t-il, été retrouvés sur les deux sites désignés par des acronymes Z1, ZI1 et ZI2. E sembra, sottolineo sembra, che dei corpi umanoidi siano stati ritrovati sui luoghi degli schianti designati dagli acronimi ZI1 e ZI2. Quelques jours plus tard, les sites sont totalement nettoyés et les rares témoins non habilités sont fortement invités à garder le silence. Qualche giorno dopo, i siti sono stati sottoposti a una pulizia completa, pulizia fra virgolette, e i pochi testimoni non abilitati sono stati fortemente invitati a mantenere il silenzio. Non 5 minuti. Pardon. It's perfect. Plusieurs autres documents authentiques, issus des archives personnelles du président Dwight Eisenhower et des archives fédérales, sont encore actuellement en cours d'étude, je souligne. Allora, vi sono ancora molti altri documenti autentici che sono stati ritrovati negli archivi personali del Presidente Eisenhower e negli archivi federali, cioè negli archivi di Stato, sono ancora attualmente in corso di studio. Pour l'instant, ces derniers semblent conforter l'ipotèse selon laquelle la majorité des textes en notre possession est authentique. Ora, al momento, sembrerebbe che questi ultimi documenti ancora in fase di studio sembrerebbero confermare l'ipotesi secondo la quale la maggior parte dei documenti che noi abbiamo adesso, di cui siamo in possesso, è effettivamente autentica. Conclusione parziale. Allora, conclusioni parziali. L'accès à un ensemble de documents inconnus pose une question prévisible. Comment estimer ou rejeter leur authenticité? Allora, l'accesso a un insieme di gruppo di documenti sconosciuti pone una questione tutto sommato prevedibile, una domanda prevedibile. Come fare a stimare o rifiutare, confermare o rifiutare la loro autenticità? Cette question n'est pas encore résolue et ne sera pas avant ou après et après la remise du rapport final. Néanmoins, nous avons décidé de les mentionner et cela pour plusieurs raisons. Allora, questa domanda non è ancora stata risolta, non lo sarà prima che possa essere pubblicato il rapporto finale. Comunque abbiamo deciso di menzionarla e questo per i motivi che seguono. 1. Ces éléments nouveaux s'intègrent parfaitement dans le cadre des documents authentiques que nous possédons déjà. Allora, 1. Questi nuovi elementi si integrano perfettamente nel quadro dei documenti autentici dei quali noi siamo già in possesso.
C'est en particulier le cas du compte-rendu d'une visite d'un envoyé de Theodore von Karman faisant suite au survol répété des installations atomiques américaines. E questo appartiene specificamente il caso di un resoconto di una visita effettuata da un inviato di Theodore von Karman a proposito dei ripetuti sorvoli di installazioni atomiche. Deux, les différents rapports relatifs aux récupérations supposées avoir eu lieu au Nouveau-Mexique en juillet 47 nous paraissent totalement crédibles. Due, i differenti rapporti relativi alle supposte operazioni di recupero che hanno avuto luogo nel Nuovo Messico nel luglio del 1947 ci sembrano totalmente credibili. Sigma dispose en effet d'une lettre personnelle authentifiée du fils-maître du major Jess Marcel, témoignant de la réalité du crash de Roswell. Ora Sigma è effettivamente in possesso di una lettera autentica dello stesso figlio del maggiore Jess Marcel, che testimoniava la realtà dello schianto di Roswell. Ce document figure dans les nombreuses et très pertinentes annexes du rapport final Sigma, qui ne sera pas disponible avant 3 mois, comme je l'ai dit, so don't hold your breath. Questo documento che abbiamo detto figura, è uno dei tanti molto, molto pertinenti annessi al rapporto finale, che non sarà disponibile prima di qualche mese, quindi aspettate un attimo. 3. Tous ces rapports, s'ils sont authentiques, je souligne authentiques, s'ils recoupent parfaitement la presque centaine d'affidavits, Sigma en dispose 34, déposés devant les shérifs des comtés de la région où se sont produits des crashs. Tutti questi, punto 3, tutti questi rapporti, se sono autentici, sottolineiamo se sono autentici, si accordano perfettamente con circa centinaio di affidavit, cioè dichiarazioni giurate. Sigma dispone è in possesso di 34 di queste dichiarazioni giurate che sono state depositate presso gli sceriffi delle contee della regione dove si sono prodotti questi schianti. Bien sûr. Bien sûr, s'il s'agissait de faux, il représenterait alors une incroyable mise de fonds et de moyens. Et on pourrait s'interroger légitimement sur le but alors poursuivi par les auteurs de ce fake. Punto 4. Allora, sicuramente se si dovesse trattare di falsi, costituirebbero una incredibile, come si dice, spesa, utilizzo di sostanze, di soldi, di risorse umane, che tale che ci si potrebbe veramente interrogare a proposito sugli scopi perseguiti da eventuali autori di questi falsi. 5. De ce qui précède, il en risulte che finalement la recherche historique ne représente de fait qu'une des facettes du sujet exploré par la commission technique Sigma. Punto 5, penultimo. Da questo che abbiamo visto finora si comprende bene, infine, che la ricerca storica, la ricerca di tipo storico, rappresenta solamente una delle tante facce di questo soggetto multiforme che è esplorato, che viene indagato dalla Commissione Tecnica Sigma. Bien évidemment, elle n'a aucune vocation à se substituer aux autres axes de recherche de cette passionnante énigme. 6, punto ultimo punto 6, naturalmente non ha alcuna volontà di sostituirsi alle altre assi di ricerca e di indagine su questo appassionante enigma. Je vous remercie de votre attention. Grazie della vostra attenzione. E maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. E sono pronto a rispondere eventuali domande, se ne vedo.